Se vogliamo raccogliere, è necessario non tanto il seminare, quanto spargere il seme in un buon campo. E quando questo seme diventerà pianta, ci stia molto a cuore di vegliare, a che la zizzania non soffochi le tenere pianticelle. Dagli studi di Teleradio Padre Pio, in questo giorno particolarmente importante, abbiamo sentito e ci è stata letta una cartula fondamentale che riporta la mistagogia, in questo caso, di Padre Pio, cioè la capacità che aveva Padre Pio di condurre le anime a Gesù, perché esibisce qui e ricorda la famosissima parabola del buon seminatore, che è rappresentato dal Padre Eterno e che esce a seminare del buon seme in varie parti della terra, nella roccia, nel buon terreno, nel terreno sassoso. Padre Pio però fa delle sottolineature che dicono anche della sua estrema e perspicua capacità di esegeta, perché dice: l'importante non è quanto tu semini, ma laddove tu semini. Questo è il primo concetto che viene esibito da Padre Pio. E il secondo è quello di saper attendere. Peraltro, permettetemi, non è captatio benevolentiae, è una caratteristica temperamentale, soprattutto dei popoli mediterranei, che sanno e hanno il dono di poter attendere. Ma partiamo con la prima precisa determinazione che Padre Pio fa in capo alla parabola del buon seminatore. Dice: è importante non che si continui a seminare, ma laddove il seme viene seminato. Qui Padre Pio intende, sarò molto chiaro e anche un po' diretto questa volta, che la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, ecco, lo dico anche un po' compromettendo la mia persona, va accolta con un cuore vergine e casto. Lo ripeto. La parola di Dio, per essere capita come parola di Dio, non solo non va ascoltata senza distrazioni, senza rispondere al cellulare, pensando a ciò che si deve fare quando si tornerà a casa, ma soprattutto va accolta con un cuore aperto, cioè vergine e casto. Quando ero studente di teologia dei Gesuiti nella Pontificia Università Gregoriana, 20 anni or sono, non potrò mai dimenticare la lezione di un gesuita, mio maestro, professore ancora vivo, che ci disse: la parola di Dio va capita se noi abbiamo un occhio limpido, perché se il nostro occhio non è limpido ed è deturpato, non voglio soltanto pensare a fragilità in capo al sesto comandamento, ma anche ad altre fragilità, no? A quando si maltrattano i poveri, a quando si dice falsa testimonianza, a quando non si onora il padre e la madre, a quando non si obbedisce, allora il tuo occhio avrà sempre una membrana, una cataratta, che non potrà vedere il buon seme della parola di Dio, perché non è stato gettato su un terreno buono che sei tu. Ecco, ricordiamoci di questo, anche perché lo voglio proprio dire soprattutto ai più giovani: è stupendo vivere una vita vergine e casta per chi è chiamato a questa vocazione, anche se fosse quella matrimoniale. Secondo, la parola di Dio ha bisogno, dice Padre Pio, di tempo. Non avete mai pensato noi che per capire le parole che ci dicono gli altri abbiamo bisogno di tempo? Infatti, magari sentiamo qualcuno che ci dice una parola così, appena terminata una trasmissione. Però la parola dell'uomo ha bisogno di più tempo per essere capita. E così vale per la parola di Dio. Magari tu l'hai ascoltata durante una meravigliosa celebrazione qui a San Giovanni Rotondo. Apro una parentesi: qui la liturgia a San Giovanni Rotondo è veramente molto curata. Viene proclamata la parola di Dio, viene seminata nel tuo cuore, ma tu hai bisogno di tempo per capirla nel profondo. Perché la parola di Dio funziona così: ha bisogno di più tempo da parte tua per poter essere parola di Dio, di colui che ti ha creato.